prendere. No, ma chi se la prende? Ma chi se ne frega? Andiamo a casa! Ma quale casa? La casetta con l'orto. Ridotto nella totale miseria, Fantozzi accettò l'aiuto del suo vecchio amico Mosè Filini. E lo assunse come ragazzo di bottega e si trasferì a Gerusalemme. Qui sarebbe tutto... Vediamo, vedere. Oh, mi dica una cosa, lei che ha gli occhi buoni. Non le pare che sia il caso di dare una piallatina qui? Sì. Oh. Vediamo un po'. Oh, ancora una piallatina? No, Va bene così? Sì, abbastanza. Allora, venghi su, Fantozzi. Si sbrighi, andiamo. Scusi, mi posso berrettare? Sì. Mettere un berretto. E perché? È perché mi vergogno di questo tipo di... Di che? Ma va bene, a monte. Va bene, si berretti. Si berretti. Andiamo, Fantozzi, se non perdiamo altro tempo, altrimenti il centurione mi ha detto che la prossima... Accidenti, ma cosa fa? Oh, scusi, gli ho dato una legnata. Ho dato una crociata. Vadi. A proposito, l'indirizzo, se lo ricorda? Sì, è via... Via? Non mi ricordo più il nome della via. Via Crucis 8. Vadi. E si facci dare il denaro, mi raccomando. Va bene. E non facci come al solito che perde i soldi per strada. Sì. Eccoli. Stanno passando. Andiamo, sbrighiamoci. Scusi, permesso, permesso, ma che succede qui? Hanno preso due ladroni. Va bene, fatto bene. Come si chiama? Va bene, a prendere questi mascalzoni. Cosa fai qui? E in fila, con gli altri, vai. Vai. Ma vorrei andare, ma va bene. Vai. Ma sì, ma dove andiamo, scusi?